Può essere definita una bella storia di cuore quella voluta dall'Istituto Comprensivo Statale Patari Rodari e da Villa Serena, realizzata in collaborazione con il Comune di Catanzaro e l'US Catanzaro. Una storia frutto della sinergia tra pubblico, privato e territorio, nata dall'istanza di due genitori che per garantire maggiore sicurezza ai propri bambini, spesso impegnati in attività sportive, hanno proposto di dotare la scuola di un defibrillatore, l'importante strumento salvavita da utilizzare in caso di arresto cardiaco. E così al fianco della scuola è scesa prontamente in campo Villa Serena, clinica privata di Catanzaro, che ha destinato subito un fondo per l'acquisto del defibrillatore. L'iniziativa, denominata proprio Storie di Cuore, attraverso lo sport ha sensibilizzato i più giovani sull'importanza della prevenzione dei disturbi cardiovascolari e sul valore della solidarietà. Sono ben felice di aver organizzato questa manifestazione che rientra a pieno titolo nel progetto CCRR, che è il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, che fa parte del progetto nazionale in rete Coloriamo il nostro futuro, che praticamente ha degli obiettivi ben precisi, ma soprattutto riguarda quello della solidarietà e della cittadinanza attiva. Quindi questo progetto, che poi è stato organizzato anche in previsione della donazione di Villa Serena di questo defibrillatore, e quindi ci sembrava proprio opportuno racchiudere nel simbolo del cuore, che sono praticamente sport, prevenzione e solidarietà, questa manifestazione organizzata in tal senso. È bene che i giovani conoscano anche come si adopera questo apparecchio, che è piuttosto semplice da adoperare e molto importante, perché in qualsiasi momento si deve adoperare, può essere di una utilità straordinaria e di primaria importanza avere queste apparecchiature. L'iniziativa, organizzata dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze nell'ambito del progetto Coloriamo il nostro futuro, è stata patrocinata dal Comune di Catanzaro, che ha offerto inoltre la disponibilità del palacorvo, all'interno del quale è stato organizzato un torneo di calcio a 5 disputato tra gli studenti con la partecipazione straordinaria di alcuni giocatori dell'US Catanzaro. Vincitori del torneo sono stati premiati durante la cerimonia di consegna del defibrillatore all'Istituto Comprensivo Patari Rodari. Credo che questa iniziativa oggi sia un'iniziativa non solo valida sotto l'aspetto sportivo, ma anche sotto l'aspetto sociale, perché oggi qui, grazie alla scuola, grazie alla Patari Rodari, si sta facendo quella che è un'azione di prevenzione e di cardioprotezione. Insegnare ai nostri figli quella che è la prevenzione significa costruire i cittadini del domani, e quindi consapevolezza e socializzazione.